Amici carissimi, una santa serata a tutti, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi Girare nella Divina Volontà. Giunto alla puntata numero, dovrebbe essere la quinta, sì, che riprendiamo dal testo della scorsa settimana, che è un testo molto ampio, dal volume 18, e che abbiamo incominciato a leggere. Sapete che molti scritti di Luisa sono un pochino articolati, nel senso che non contengono un solo discorso compiuto, ne contengono due o tre, insomma, si chiude un argomento e se ne riprende un altro, racchiusi dentro una stessa data, quindi essendo abbastanza esteso ed essendo giunti un pochino al termine, ho preferito mettere punto, come dice Luisa stessa, e riprendere la lettura oggi. Stavamo appunto vedendo la volta scorsa che il dovere primo di ogni creatura è ringraziare, e a fronte di questo dovere corrisponde un vero e proprio diritto divino. Chi non ringrazia froda a Dio di ciò che è suo e usurpa i suoi doni. Ecco, per una gradevole dioincidenza, io proprio oggi, che è la festa di San Giovanni Battista, come sentirete tra poco sarà online dopo questa catechesi, l'omelia della messa di oggi è stata tutta quanta incentrata sul rendere grazie, perché il nome Giovanni significa etimologicamente Yahweh fa grazia. E alla grazia che il Signore ci fa corrisponde il nostro dovere di rendere grazie per i moltissimi beni di cui Dio ci ha ricolmato, come la Madonna canta nel Magnificat. Ecco, quindi riprendiamo da questo contesto la lettura. Siamo al volume 18, 9 agosto del 1925, e proseguiamo subito alla lettura onde non perderci in troppi preamboli che poi tolgono spazio alle cose più importanti. Bene, e riprendo la lettura. Onde io cercavo per quanto potevo di girare per tutte le cose create, per dare al mio Dio il ricambio dell'amore, della gloria, della gratitudine per tutto ciò che aveva fatto nella creazione. E mi pareva di vedere in tutte le cose il ricambio dell'amore della mia imperatrice mamma e del mio amato Gesù. Questo ricambio formava la più bella armonia fra il cielo e la terra, e vincolava il creatore con la creatura. Ogni ricambio d'amore era un tasto, una sonatina di musica celeste che rapiva. Ed il mio dolce Gesù ha soggiunto: figlia mia, tutte le cose create non furono altro che un atto della nostra volontà che le mise fuori. Né esse possono spostarsi, né cambiare effetti, né posizioni, né l'ufficio che ciascuna ricevette dal suo creatore. Esse non sono altro che specchi, dove l'uomo poteva mirare i riflessi delle qualità del suo creatore, dove la potenza, dove la bellezza, in altre cose create la bontà, l'immensità, la luce. Insomma, ogni cosa creata predica all'uomo le qualità del suo creatore e con voci mute gli dicono quanto lo ama. Invece, nel creare l'uomo non fu la nostra sola volontà, ma un'emanazione che uscì dal nostro seno, una parte di noi stessi che infondemmo in lui, e perciò lo creammo libero di volontà, a ciò crescesse sempre in bellezza, in sapienza, in virtù. A somiglianza nostra, lui poteva moltiplicare i suoi beni, le sue grazie. Oh, se un sole fosse libero di volontà e potesse fare da uno, due soli, da due, quattro soli, quale gloria, quale onore non darebbe al suo creatore e quanta gloria anche a se stesso? Eppure ciò che non possono fare le cose create, perché prive di libero arbitrio, perché furono create perché dovevano servire l'uomo, lo può fare l'uomo, perché doveva servire a Dio. Sicché tutto il nostro amore era centrato nell'uomo e perciò mettemmo tutto il creato a sua disposizione, tutto ordinato intorno a lui, perché
perché l'uomo se ne servisse delle opere nostre come tante scale per vie per venire a noi, per conoscerci e amarci. Ma qual è il nostro dolore nel vedere l'uomo al di sotto delle nostre cose create, anzi trasformata dal peccato in bruttezza la sua bell'anima data da noi, non solo non cresciuto nel bene, ma orrido a vedersi. Eppure, come se tutto ciò che fu creato per lui non bastasse al nostro amore, per custodire questo libero arbitrio gli facemmo il dono più grande, che superò tutti gli altri doni, cioè gli demmo la nostra volontà per preservativo, come antidoto, come preventivo ed aiuto alla sua libera volontà. Sicché la nostra volontà si mise a sua disposizione per dargli tutti quegli aiuti di cui l'uomo avesse bisogno, e sicché la nostra volontà fu data come vita primaria ed atto primo di tutte le sue opere, dovendo lui crescere in grazia e in bellezza, aveva bisogno di una volontà suprema che non solo facesse compagnia alla sua umana volontà, ma che si sostituisse all'operato della creatura. Ma anche questo gran dono disprezzò e non lo volle conoscere. Vedi dunque come la nostra volontà entra nella vita primaria della creatura, e fino a tanto che tiene il suo atto primo, la sua vita, la creatura cresce sempre in grazia, in luce, in bellezza. Conserva il vincolo dell'atto primo della sua creazione, e noi riceviamo la gloria di tutte le cose create, perché servono la nostra volontà operante nella creatura, scopo unico di tutta la creazione. Perciò ti raccomando che la nostra volontà sia per te più che vita e l'atto primo di tutte le azioni. Ecco, vedete com'è il brano, chiaramente è sintonizzato su quello con cui ci siamo lasciati la settimana scorsa, e ripeto, con una sorprendente e piacevole coincidenza anche sulla liturgia della Chiesa di oggi, festa di San Giovanni Battista. Il nome di San Giovanni, mi accennò, significa Dio fa grazia. Quale grazia? Il dono più grande che esiste, cioè il nostro Signore fatto uomo. Giovanni Battista era l'incaricato di dire al mondo: attenzione, Dio è diventato uomo, sta in mezzo a te per ricolmarti delle sue grazie, dei suoi doni, dei suoi favori, per ridarti la dignità perduta, per restituirti tutto quello che purtroppo a causa di tante miserie, di tante sconsideratezze hai perso. Quindi la percezione, questa percezione di Dio come colui che sta dalla nostra parte, come colui che non ti vuole togliere nulla, non ti vuole complicare la vita, ma casomai abbellirtela, casomai allietartela, eccetera, è uno dei passaggi fondamentali, non soltanto della vita nella Divina Volontà, ma anche della conversione. Da sacerdote io riterrei di aver fatto un ottimo lavoro se avessi dato l'impressione alle persone che incontrare Dio, conoscere Dio, è qualcosa che fa diventare la tua vita enormemente più bella. In questo, sia per quello che dico, ma soprattutto per quello che si vede, ecco. Sarebbe un grandissimo onore, perché generalmente, cosa un pochino più diffusa per esempio tra i ragazzi, adesso per certi aspetti tutti siamo stati giovani, adolescenti, no? Quindi a una certa età, 13, 14, 15 anni, ti prende insomma la smania di volerti fare la vita per conto tuo, no? Quindi di fare, come si dice oggi, le tue esperienze, e fare un po', tutti quanti hanno la sindrome del figlio al prodigo a quell'età, salvo qualche rara eccezione. Dietro ci sta un grandissimo inganno, un inganno che non prende soltanto però gli adolescenti, che a volte vanno a farsi male, ma prende pure gli adulti. Il grande inganno è questo, che è sempre un'antica canzone del serpente, che non, cioè lui non fa soltanto delle varianti sulla stessa nota musicale, no? È abbastanza ripetitivo, è abbastanza monotono. Il discorso è molto semplice: se tu stai lontano da Dio starai meglio, anzi proprio benissimo, d'accordo? Se tu stai vicino a Dio starai
peggio, una vita grigia, una vita grama, cominciamo con questo non si può fare, quest'altro non si può fare, a destra e a sinistra. Diciamo che questa percezione, anche diciamo non esplicitata, non tematizzata, sta dietro la vita di chiunque si allontana da Dio. È un inganno. Ecco perché la prima cosa importante, non mi stancherò mai di dirlo, è anche il primo grande dono che ci dà la rivelazione, chiamiamola così, a me non piace tanto questo termine, comunque della divina volontà, è proprio questa spinta a imparare a decodificare e a riconoscere gli infiniti atti di amore che Dio ha disseminato in te ed intorno a te. Dicevo durante l'omelia di questa sera, a proposito del grazie, del far grazie e del grazie, no? Dico, provate a pensarci. Se io ti dico, senti un po', quali sono le cose che non vanno nella tua vita? Generalmente succede questo qui, quando si tratta di lamentarsi, uno comincia, non pianta più, parla, questo non va bene, questo non va bene. Dico, bene, quali sono le cose belle della tua vita, quelle per cui vale la pena ringraziare, quelle per cui sei felice? Ecco, sarebbe molto interessante, cioè più che altro, come dire, formativo per noi stessi, che questo, chiamiamolo esercizio, lo facessimo. Mettiti un attimo in silenzio, prova un attimo a vedere com'è la tua vita. Ti senti amato? Ti senti circondato d'amore? Hai questa percezione non soltanto teorica, ma percezione di essere avvolto dall'amore di Dio veramente, non come, capito, un modo di dire, perché tutti quanti parliamo o sentiamo parlare dell'amore di Dio, la voce è fatta una testa così, no? Però un conto è sentirne parlare, Dio ti ama, l'amore di Dio, questo sì. Un conto è averlo cominciato a vivere, a percepire. Ora, quello che Gesù dice, tra l'altro, era, come dire, una verità, chiamiamola così, a cui erano arrivati anche alcuni filosofi classici, no? Cioè, cos'è la creazione? La creazione contiene, lo diceva già Sant'Agostino, ma poi seguito anche da filosofi, non così, Sant'Agostino era un vescovo, pur essendo un filosofo, oltre che un grandissimo teologo, no? Nella creazione sono i vestigia trinitatis, quindi le vestigia della Santissima Trinità, cioè tutto quello che è stato creato, questo è evidentissimo dal libro della Genesi, è stato creato per noi. Tante volte ci siamo detti, no? Quando tu mangi, che cosa succede nell'atto del mangiare? Succede che la divina sapienza, che si è messa in atto evidentemente con la sua divina volontà, perché la volontà divina, ricordiamo sempre, che è il principio operativo di tutte quante le azioni che Dio fa. Cosa ha fatto? Si è creato, come dire, ha creato delle sostanze, cioè andando proprio a, come dire, a sminuzzare, no? I sapori che noi sentiamo, cosa sono? Sono gli atomi di alcune sostanze che hanno determinate caratteristiche e che stimolano in un certo modo le nostre papille gustative. Pensiamo, come dire, alla incredibile varietà di sapori. Noi le diamo tutte quante per scontate queste cose, ma scontate non sono, perché questa pluriformità è voluta da Dio. Perché? Perché ogni sapore distinto è, come dire, un piccolo, evidentemente, no? Ma godimento distinto che tu provi. E amare il prossimo, cosa significa? Proprio detto in due parole. È farlo star bene, farlo felice. Ora tu dici, ma non funziona così, ma mica
Il motivo per cui non funziona sempre così, il motivo per cui anche qui ci sta la croce, ci stanno le sofferenze, sono le prove, non dipende dal nostro Signore, dipende dal maledetto peccato che noi abbiamo introdotto qui dentro. Cioè, un'altra cosa bella che si coglie negli scritti è che la sappiamo già dalla rivelazione, però approfondiamo, no? È che Dio aveva posto l'uomo in una condizione privilegiata, bella, l'Eden, uno stato di felicità paradisiaca già su questa terra, non solo dopo, non solo dopo, già da qui. Adesso purtroppo questa situazione è in parte interdetta, o a volte anche più che in parte interdetta, ma da cosa? Non certamente da Dio. Dio non si rimangia quello che ha fatto, Dio non si pente di quello che ha fatto. Rimaniamo nell'esempio del cibo, no? Il cibo, noi sappiamo che può dar luogo, purtroppo, al vizio capitale della gola. Cos'è il vizio capitale della gola, così come tutti quanti i vizi? Il vizio si definisce come uso cattivo delle cose che Dio ci ha donato perché ne godessimo secondo la sua volontà e le usassimo secondo la sua volontà. È un uso distorto e alieno dalla volontà di Dio. Tutto qua. Una cosa che è buona, come qualunque cibo, se ti strafoghi, a lungo andare diventi obeso. Se diventi obeso non è soltanto un problema che adesso non puoi fare bella figura quando vai al mare, questo è l'ultimo dei problemi, ma hai delle conseguenze negative sul piano della salute e questo non va bene, non principalmente sul piano della linea. Noi dobbiamo fare attenzione non perché ci teniamo alla linea, ma se tu diventi obeso vuol dire che stai facendo un sacco di peccati di gola, uno, questo è un problema, e secondo, non puoi lasciare che questa cosa stia così perché ti pregiudica la salute che il Signore ti ha donato e che la devi custodire. Capite? Quindi il vino è una cosa buona? Insomma, il nostro Signore Gesù Cristo ha scelto il vino per istituire l'Eucaristia, no? Anche le bevande alcoliche. Sono buone? Non a tutti piacciono, insomma, ma di per sé sono buone, voi sapete. Chi è che fa i liquori più buoni e gli amari più buoni che esistono? I monaci, no? I conventi, i monasteri. Ci sono anche dei monasteri e conventi, ci sono i benedettini a Norcia, i trappisti che fanno delle birre buonissime. È chiaro che se tu prendi un amaro, un dito, perché già se te ne bevi tre dita, te viene il mal di testa. Ma il mal di testa non ti viene dalla bontà dell'amaro, d'accordo? Ma dall'uso distorto che tu ne fai. E ne fai quell'uso distorto perché non sei capace di esercitare la virtù cardinale della temperanza, tutto qua, che ti consente di poter godere delle cose belle che il Signore ti mette dinanzi senza averne nessuna controindicazione. Tutto qui. Cioè, guardate che è sempre molto importante, cioè queste nostre condivisioni. Io poi spesso quando faccio queste cose sono cosciente evidentemente che ci sono degli interlocutori, anche se non sensibilmente visibili, no? Anche se a volte, ecco, sono intraprendenti, specialmente nelle dirette con commenti e forme di manifestazione, no? Però io confesso, insomma, che leggendo queste cose e meditandoci sopra, evidentemente sono delle cose che applico anche, non anche, principalmente a me stesso. E spero che si comprenda anche attraverso queste piccole esperienze l'importanza che noi abbiamo di imparare a usare bene
la riflessività, quindi avere questo discernimento, no? Quindi, per quanto sta in Dio, tutto avremmo avuto, tutto abbiamo. Quello che qui ci viene detto è che abbracciandoci alla divina volontà, riscoprendo la divina volontà, vivendo nella divina volontà, che consiste innanzitutto nel farla bene al 100%, si può, per quanto possibile, almeno in parte, recuperare la felicità perduta. I santi hanno conosciuto questa cosa, perché la vita di un santo certamente è stata una vita. Non dobbiamo mai guardare soltanto alle croci. Questo è il grande inganno. Dobbiamo sempre ricordare che la croce purtroppo esiste come rimedio al peccato, che esiste per volontà umana, non per volontà divina. Chiaro? Però non possiamo noi guardare solo le croci, dobbiamo guardare anzitutto le grazie. Le cose belle. Oggi è una grande festa. E alla luce di questa grande festa, di queste cose belle che abbiamo sentito dire da Gesù, invito a fare uno screening, perché poi i giri nella divina volontà, come sappiamo, come stiamo cominciando a imparare nell'operato della divina volontà, appunto andare a cogliere. Io spero che in tanti proprio nasca, soprattutto con gli esseri viventi, anche i più particolari, d'accordo? Sapete che gli scienziati, quelli che seguono il metodo galileiano, che certamente deve essere seguito per le cose scientifiche in senso stretto, no? Qual è la prima cosa importante di quel metodo? È l'osservazione. Osservazione vuol dire uno sguardo attento. Noi anche quando cioè girare nella divina volontà è una profondissima osservazione delle cose, non certamente perché dobbiamo studiarle, non so, imparare i comportamenti delle specie, insomma, oppure scoprire le leggi del mondo fisico. Dobbiamo semplicemente però scoprire un'altra cosa, ecco, la bellezza che Dio ha deposto in quella certa creatura e quel peculiare richiamo che ci ha rivolto attraverso di essa. Cioè, voi sapete che oggi va tanto di moda la psicoterapia, la psicoterapia, no? Adesso non voglio demonizzarla, d'accordo? Può essere utile in certe circostanze, insomma, specialmente se fatta da persone molto brave, preparate, competenti, con una visione, dell'uomo, del mondo, della realtà, ispirata ai principi del cristianesimo, della fede, quindi va bene. Però non le più grandi psicoterapie, se vogliamo, se impariamo bene questo, ce lo facciamo da sole. Perché andare a cercare il bene, il bello, e cogliere in esso i tratti specifici dell'amore di Dio, a mio avviso, ma non credo che siamo tutti quanti d'accordo, era più perfetta, la più bella, la più efficace anche psicoterapia che potremmo fare. Perché l'uomo sta male, sta triste, sta angosciato perché vede nero. Vede. Noi non possiamo e non dobbiamo mai vedere nero. I cristiani non vedono nero non perché sono stupidi, d'accordo? O perché vogliono fare gli struzzi, cioè dinanzi al male metto la testa sotto la sabbia perché non lo voglio affrontare. Questo è un meccanismo di difesa delle mie vecchie catechesi, chi sono io per poter amare, insomma, che le ricordo molto molto bene, no? Non è questo. Noi non stiamo depressi, non stiamo angosciati, non stiamo disperati, non stiamo perché abbiamo imparato, numero uno, a vedere anzitutto le cose belle in noi e intorno a noi. Nella consapevolezza che in quelle cose belle c'è depositato l'amore di Dio per noi. Uno. Due, i problemi ci sono, certamente.
Le situazioni brutte ci sono certamente ancora, ma la domanda fondamentale è chi comanda? Chi è che comanda? Comanda forse il diavolo? Avanti, facciamoci questa domanda, senza paura. Comanda il diavolo? Qualcuno pensa che comanda il diavolo? Vediamo quelli che stanno in diretta. Qualcuno pensa che comanda lui? Non comanda il diavolo. Il nostro Signore rispetta, l'abbiamo visto anche qui, no? La libertà umana, purtroppo. Qual è il nostro dolore nel vedere l'uomo al di sotto delle, no delle nostre cose create, trasformato dal peccato in bruttezza? Non solo non cresciuto nel bene, ma orrido a vedersi. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Il diavolo non comanda niente. Quando lui sente queste cose si arrabbia, quindi poi se si arrabbierà, insomma, tanto se la prende con me. Non vi preoccupate, quindi io non c'è nessun problema. Il diavolo, sapete quanto comanda? Comanda tanto quanto la stupidità dell'uomo lo fa comandare. Attenzione però, il suo comando non è un comando, è soggetto a Dio. Quindi voi fissare bene lo sguardo sulla divina volontà, capite che significa, no? Posso io stare angosciato? Posso io stare disperato? Ma posso io addirittura stare preoccupato? Dobbiamo farci queste domande perché insomma, no, la risposta è no. Ma questo significa ignorare i problemi? No, non significa ignorare i problemi, no. Quando noi ci agitiamo, ci preoccupiamo, ci alteriamo per qualche problema, gli stiamo dando troppa importanza. Lo stiamo facendo gongolare, d'accordo? Perché attraverso le cose brutte che accadono, attraverso le vicende dolorose della vita, le vicende dolorose anche dentro la Chiesa, anche dentro la Chiesa, lui che cosa vuole fare? Evidentemente il suo fine ultimo è trascinare le persone al male per portarsele all'inferno, questo è il suo fine definitivo. Ma quando non riesce a fare questo qui, quantomeno seminare sofferenza. Lui è fatto così. È cattivo, gongola nel vedere gli altri soffrire. Come Dio gode nel vedere noi stare bene, il diavolo gongola nel vederci soffrire. E le sofferenze causate dalla eccessiva preoccupazione e turbamento anche per i mali del mondo, in realtà sono, è chiaro che uno non se ne rende conto, no? Un atto con cui gli diamo soddisfazione al diavolo. Perché il credente, il figlio di Dio, non ignora le cose che ci stanno. Dice, le cose in questo periodo vanno male, possono pure andare malissimo. Ma chi comanda è l'Altissimo. Tutto questo è sotto divina permissione. E se è sotto divina permissione, vuol dire che anche tutto questo male è necessario per produrre del bene e ha le ore contate perché non vince il diavolo. Il diavolo non vince mai. Noi siamo schierati con il vincitore e con la vincitrice, se mi si consente. Allora anche l'agitazione, la preoccupazione, peggio ancora, la paura. Sono tutti quanti cattive passioni, cattive emozioni che se ne consentiamo, oltre a farci stare male, d'accordo? A gettarci nell'angoscia, nella disperazione, nella tristezza, lo ingrassano al diavolo. Non comanda niente, ma si alimenta di queste cose, no? Si ingrossa, si abboffa e certamente il suo potere cresce. Allora,
Io spero che si capiscano bene queste dinamiche, che capite? Cioè, entrare dentro questo mondo, la vita cambia tanto, d'accordo? Se ci si situa bene dentro questo orizzonte, si capiscono bene alcune cose. Allora, il diavolo ti sbatte in faccia tutte quante le cose che non funzionano. E tu ti vai a fare un bel giro nel Fiat Creante, capito? Dice, ma tu non funzionano? E io faccio un bel giro nel sole, io faccio un bel giro nelle stelle. Leggevo oggi un testo, cioè, le galassie, ma qui si. Cioè, l'universo, noi non ci sogniamo neanche la notte di che cosa ha combinato il nostro Signore. E lo vedremo questo purtroppo dopo che siamo morti, ma intanto lo possiamo già percorrere o qualche viaggio di fantasia nella fede. Le galassie sono trilioni di anni luce, cioè qualche cosa che lo sa che c'è sta in giro che si è inventato il nostro Signore. Ma solo quello che vediamo sul pianeta Terra, adesso che arriva l'estate, vi prego, d'accordo, vi prego, viviamo le vacanze sante. Ecco. Smentiamo noi cristiani, smentiamo anche giovani, che l'estate purtroppo è la semina del diavolo, perché riscattiamo anche, redimiamo, santifichiamo il tempo delle vacanze. Non è necessario, anzi, trasformare il tempo delle vacanze in tempo dove glorifica, dove prolificano i peccati. Sono scelte anche queste qui, perché c'è modo e modo di stare, di abitare i posti di vacanza, no? Quindi un po' più a rischio, come sono le spiagge, quelli un po' meno a rischio come sono le montagne, ma il tempo di vacanza, che è un tempo che il Signore è contento che noi ci viviamo, perché è contento che i suoi figli possano riposare, possano divertirsi, possano rilassarsi. Cioè, se uno fa bene le vacanze, ma ne torna veramente tonificato. Se uno va al mare, ma sai quante cose belle, quanti giri che può fare quando entra nell'acqua, quando gode i raggi del sole, se ha la grazia di poter andare in qualche bel posto, insomma, di stare in mezzo al mare dentro qualche bella barca, beato a lui, insomma. Non è che dico questo veramente, dico che Dio lo benedica senza nessuna invidia, ma queste sono cose belle, ma da vivere nella divina volontà. Sono cose belle. La montagna è diversamente bella, le passeggiate in montagna sono un prodigio, un incanto, insomma. Lo sappiamo che tanti papi, insomma, ricordiamo tutti quanti con affetto, ecco, il grande San Giovanni Paolo II, che ha dato sotto questo punto di vista una bellissima testimonianza, no? Sappiamo che fino a quando è stato bene era anche un atleta. Fare un'attività sportiva, lui andava in canoa, per esempio. Andare in canoa nella divina volontà, è una cosa bellissima, d'accordo? Cioè anche, spero di trasmettere qualcosa, non soltanto le chiacchiere, no? Quando tu fai uno sport, un'attività fisica, e avverti i muscoli che si muovono, che lavorano. Se tu stai nella divina volontà, non è che stai, però il pensiero ti viene, cioè nel cuore, mentre ti stai muovendo, tu ci pensi, ma guarda nostro Signore che prodigio che ha fatto, insomma, la macchina perfetta del mio corpo, i muscoli che lavorano, i movimenti che posso fare, insomma, no? Sono delle cose bellissime. Cioè, capito perché dicevo la psicoterapia? Che altro che psicoterapia? Cioè, questa psicoterapia gratis, gratuita. Adesso non voglio lasciare disoccupato gli psicoterapeuti, per carità, che dopo. Già stiamo in tempo post-coronavirus, quindi per carità, no? Ma questa psicoterapia è gratuita, meravigliosa, producente una montagna di effetti benefici, ma profondamente benefici. E fa morire di invidia il diavolo. E gli spunta le armi.
Quindi capite anche perché Gesù dice sempre che ci tiene tanto a che si viva nella divina volontà, ma non è che vuole fare, come dire, o dobbiamo fare una sorta, come dire, di panacea, è sta divina volontà e basta, insomma. Non, cioè, uno deve capire bene il senso di tante cose, d'accordo? Il senso di tante cose. Qui diciamo che questo ciclo di catechesi, quello sui giri appunto, veramente, se ben vissuto, se ben compreso, abiliterà veramente la persona a farsi una continua psicoterapia. Quando uno vede un ragno, qualcuno salterà dalla sedia, a me i ragni mi fanno senso. Tutte queste, come dire, fobie, no? Che sono un altro segno, insomma, del mondo sotto il dominio del peccato, insomma, no? Le fobie irrazionali che ci portiamo dietro, no? Ma un ragno è un atto della divina volontà. Vedere questo esserino, come si muove, che altro si è inventato nostro Signore, insomma, no? Questo piccolo animaletto intelligentissimo, l'operazione propria che lui fa, che appunto il tessere le sue tele, insomma. È una cosa bella. Vabbè, facciamo in tempo a leggere il secondo, sì, è breve. Al volo. 18 agosto, no, sempre volume 18. 15 agosto 1925. Continuavo a fondermi nel santo volere divino per ricambiare il mio Gesù col mio piccolo amore di tutto ciò che ha fatto per l'umano genere nella creazione. Vedete come ritorna sempre questo discorso della creazione, no? Ed il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno per dare più valore al mio piccolo amore, faceva insieme con me ciò che io facevo. Ed in questo mentre mi ha detto: figlia mia, tutte le cose create furono fatte per l'uomo e tutte corrono verso l'uomo. Non hanno piedi, ma tutte camminano, tutte hanno un moto per trovarlo o per farsi trovare. Vedete che belle queste cose. La luce del sole si parte dall'altezza dei cieli per trovare la creatura, illuminarla e riscaldarla. L'acqua cammina per giungere fino alle viscere umane per dissetarla e rinfrescarla. La pianta, il seme cammina, squarcia la terra, forma il suo frutto per darsi all'uomo. Non c'è cosa creata che non abbia un passo, un moto verso chi l'Eterno Fattore l'aveva diretta nella loro creazione. La mia volontà mantiene l'ordine, l'armonia e le tiene tutte in via verso le creature. Sicché è la mia volontà che cammina sempre nelle cose create verso la creatura. Non si ferma mai, è tutta moto verso chi tanto ama. Eppure, vedete, oggi siamo proprio immersi nel grazie. Chi dice un grazie alla mia volontà? Che ne porta la luce del sole, l'acqua da bere per dissetarlo, il pane per sfamarlo, il frutto, il fiore per ricrearlo e tante altre cose che ne porta per renderlo felice. Non è giusto che facendo tutta la mia volontà per lui, l'uomo facesse tutto per compiere la mia volontà? Va bene, finisco questo breve brano perché qui già qui ci avremmo dei pit stop da fare, manca poco, così facciamo tutto quanto una considerazione conclusiva. O se tu sapessi la festa che la mia volontà nelle cose create fa quando cammina e serve a chi compie la mia volontà. La mia volontà operante è compiuta nella creatura e quella operante nelle cose create, mentre si incontrano, insieme si baciano, si armonizzano, si amano e formano l'inno, l'adorazione al loro creatore e il portento più grande di tutta la creazione. Le cose create si sentono onorate quando servono alla creatura che è animata da quella stessa volontà che forma la loro vita. Invece la mia volontà si atteggia a dolore nelle stesse cose create quando deve servire a chi non compie la mia volontà. Ecco perciò ne avviene, attenzione, che molte volte le cose create si mettono contro l'uomo, lo colpiscono, lo castigano.
perché loro si rendono superiori all'uomo, conservando integra in loro quella volontà divina, di cui furono animate fin dal principio della loro creazione. L'uomo è sceso nel basso, non conservando lui la volontà del suo creatore. In quest'ultimo passaggio che abbiamo appena ascoltato, ecco, Gesù risponde anche a una domanda che avevo intravisto in qualcuno dei social delle dirette, dice: ma gli animali nocivi all'uomo, tipo per esempio le sorelle zanzare, insomma, che anche al sottoscritto, insomma, causano non poco, che non ci vanno a dormire la notte se ti cominciano a ronzare intorno. Allora, quando vediamo cose di questo genere, in questo ordine, qui, in questo mondo, pensiamo immediatamente, conseguenza del turbamento dell'ordine della creazione causato dal mio peccato. Una zanzara non si azzarderebbe neanche lontanamente di nuocerti un po' e di nuocere ad alcun essere umano, manco il serpente a sonagli, neanche le tigri e le pantere, se fossimo rimasti nell'innocenza originale dell'Eden. Questo teniamo. E attenzione! Sicuramente nella nuova creazione, perché non immaginiamo, insomma, io spero che nessuno immagini il paradiso che ci siamo soltanto, cioè, soltanto gli esseri umani, gli angeli e Dio, eh. Chi pensa questo sbaglia, sbaglia proprio alla grande, eh. La divina volontà non fa cose che possano finire, d'accordo? Quindi, cioè, tutte quante le cose che ha posto in essere, che ha create, noi le ritroveremo tutte. Tutte più belle e trasfigurate, con un ordine completamente ripristinato dentro la creazione, perfettissimo, d'accordo? C'è la gloria accidentale dei santi, non soltanto la gloria essenziale. E la gloria accidentale non è soltanto godere gli uni degli altri, ma godere di tutta la creazione. La creazione, tutta la creazione, quindi non solo noi esseri umani, che tra l'altro nell'ordine della creazione, secondo me, abbiamo fatto la figura peggiore di tutti, la peggiore figura di tutti. Tutte le cose create, non possono, se sono state da Dio pensate e create, svanire nel nulla. Non è possibile. Non riusciamo a comprendere esattamente come, dove, come, quindi in questo mondo. Come dice San Paolo, la nostra conoscenza è imperfetta la nostra profezia, no? Quindi non entriamo nel dettaglio del come, del dove, del quando e del perché, perché non è necessario sapere adesso queste cose. Quelle cose che occhio non vide né orecchio udì né mai entrano in cose di uomo, si legge nella scrittura, queste Dio ha preparato per coloro che le amano. Però, come dire, da un punto di vista, come dire, sostanziale, lo possiamo dire. Cioè, la creazione di Dio, uscita perfettissima, non può essere annichilita, rinnegata, è impossibile. Può solo essere trasformata, a questo certamente sì, ma non annichilita. Allora, vediamo anche qui, no? Di nuovo, Gesù invita. Guarda che c'è il sole per riscaldarti, che c'è il sole per illuminarti, c'è l'acqua per berla, per rinfrescarti. Guai se qualcuno viene nella divina volontà che può farsi un bel bagnetto al mare. Ah, quando fa un bel bagnetto al mare deve rivolgere un sacco di pensieri al nostro Signore, eh. Ci pensi, d'accordo? Lo ringrazi. Non serve fare chissà cosa, capite? Cioè. Il bagno al mare può diventare preghiera nella divina volontà. Io vorrei tanto che questo noi lo comprendessimo. La doccia, quando uno prova a farsi bisogno, farsi una doccia, è preghiera. Se la vivi nella divina volontà. Capito perché? Cioè, quando Gesù parla connessione H24, non è che io posso stare tutto il giorno davanti al Santissimo Sacramento, per certi aspetti, ma magari, no? Quelli che sono devoti all'Eucaristia gli piacerebbe pure, insomma. Però, dopo un certo periodo di tempo, siccome purtroppo dinanzi al Santissimo Sacramento Gesù è velato, quindi la nostra umanità avvertirebbe un certo peso, d'accordo? Perché
perché anche quando uno ha dei momenti di fervore spirituale, generalmente questi non sono a tempo indeterminato, hanno una durata limitata nel tempo. Poi subentra una certa fatica, no? Mangio, mangiare è preghiera. Lo è nella divina volontà. Esco, vado a fare un giro, è preghiera nella divina volontà. Faccio lo sport, come prima accennavo, è preghiera nella divina volontà. Gesù dice, chi dice un grazie alla mia volontà che porta la luce, l'acqua da bere, il pane per sfamare, il frutto per ricreare o tante altre cose che le porta per renderlo felice? Il grazie, la messa di oggi, vedete, oggi siamo proprio in tema. Ho citato, lo ricito, insomma, perché se poi qualcuno gli dicesse che lo faccio spesso ne sarei lietissimo. L'attuale cardinale Petrocchi, che è stato vescovo di Latina, il vescovo che mi ha ordinato sacerdote, che tante volte ci disse, fin da quando eravamo seminaristi, che il ringraziamento è la forma più alta di preghiera, la più grande confessione di fede che si possa fare. E dice benissimo, ha ragione. Ci sono sempre mille motivi per dire grazie. Allora, noi che siamo figli di Dio, vorrei tanto, insomma, se ci avessi un auditorio visibile, ogni tanto lo fa il Papa quando parla dinanzi a tante persone, no? Direi, facciamo una bella promessa, ecco, farei alzare la mano a chi vuole fare questa promessa, no? Ecco, noi ci impegniamo che in mezzo, tanta gente bestemmia dalla mattina alla sera, no? Quindi lancia le ingiurie contro il Signore, oppure c'ha sempre da lamentarsi, c'ha sempre da brontolare. Ce la sentiamo di fare la promessa di dire lasciamo che gli altri bestemmino, lasciamo che gli altri brontolino. Io no. Io voglio essere un campione dei grazie. D'accordo? Tanti grazie per me e per tutti. Questi sono i giri, d'accordo? Nessuno vada a fare il bagno al mare quest'estate? Dice, ah, la gente si gode questa cosa bella, questa bella creatura, non dice grazie. Bene, signore, quando mi tuffo dentro l'acqua, grazie per me e per tutti quelli che stanno al mare con me e che non lo fanno, ma per tutti quelli che sono andati al mare dall'inizio della creazione fino all'ultimo uomo che si bagnerà e che non hanno nemmeno rivolto un pensiero. Il mare non si è fatto da solo, eh? Il mare l'ha fatto nostro Signore, ma vedete come spiega Gesù? Nella cosa che lui ha fatto, è chiaro che corre la volontà di chi l'ha fatto. È la mia volontà che cammina sempre nelle cose create verso la creatura. Lo dice lui. È la mia volontà. E le cose create, aggiunge, si sentono onorate quando servono alla creatura che è animata da quella stessa volontà che forma la loro vita. Invece, quando usciamo dalla divina volontà, ed ecco la risposta anche alla presenza del male nel mondo, che succede? Che le stesse cose create si mettono contro l'uomo. Attenzione, qui Gesù parla, capito? Dentro questa cosa, terremoti, maremoti, cataclismi naturali. Qual è il processo dinamico che sta alla base di questo? La mia volontà si atteggia a dolore. Dice Gesù, nelle stesse cose create, quando deve servire a chi non compie la mia volontà. E le stesse cose create a un certo punto dicono, no, io a questo non lo voglio servire. Perché lui è molto peggio di me. E allora lo colpiscono, lo castigano, perché loro si rendono superiori all'uomo. E questa purtroppo è la tragedia. Ho detto che noi nel creato siamo quelli che abbiamo fatto la più brutta figura di tutti. Perché la divina volontà l'abbiamo persa soltanto noi. I miei gattini ogni tanto girano qui per la stanza e a volte si trovano anche in chiesa. Sono
fanno i bravi, insomma, però quelli la divina volontà l'hanno conservata in tutto e per tutto, fanno esattamente ciò per cui sono stati programmati dalla divina volontà che devono fare. La vita che fa un gatto, e la fanno bene. Loro hanno conservato integra quella volontà divina di cui furono animati fin dal principio della loro creazione. Invece chi è che è caduto proprio in basso? Noi. È l'uomo che è sceso nel basso, non conservando in lui la volontà del suo creatore. E lui stesso, rendendosi molto al di sotto, pur essendo di dignità infinitamente superiore, delle altre cose create. Bene, figlioli miei cari, fermiamoci qui. Ecco, mi raccomando, il grazie. Ecco. Sarebbe un'ottima idea tenere in conto, insomma, quel piccolo suggerimento che ho dato. Evidentemente non, io non ho dato assolutamente nulla, sono semplicemente, vorrei essere semplicemente semplicemente una persona che trae fuori da queste cose ciò che hanno in se stesse, ciò che viene da Dio. Ecco. Vorrei tanto, sotto questo punto di vista, essere un bravo San Giovanni Battista, ecco. E gli deve crescere e io diminuire. Vorrei tanto che le persone non guardassero mai al sottoscritto qualora dovessero ritenere che esca qualcosa di buono dal sottoscritto, ma a colui dal quale tutto viene, sicuramente in primis, eventualmente qualcosa di buono che possa venire dal sottoscritto. Detto questo, alla prossima, una santa serata a tutti. Dio vi benedica. Ave Maria.